La notte del 24 dicembre succede qualcosa di magico ad Abbadia San Salvatore, Monte Amiata, Siena. Un intero paese rinnova la millenaria tradizione popolare delle fiaccole, la cui costruzione inizia con l'inizio di dicembre e illumina la notte della vigilia di Natale, grazie a una delle più antiche feste del fuoco. Un appuntamento che viene preparato già con la fine dell'estate, quando i fiaccolai iniziano a cercare la materia con cui costruire le fiaccole, tipiche cataste di legna a forma piramidale alte fino a 7 metri, che, costruite in ogni angolo del piccolo borgo medievale, si levano al cielo in attesa della vigilia, quando poi verranno incendiate. Una lavorazione che coinvolge tutta la comunità. Sono figli del fuoco, infatti, gli abitanti della Amiata, montagna madre di origine vulcanica, che nelle sue viscere nascondeva la lava incandescente che ha generato una terra che da sempre offre cibo e benessere alla collettività. Da quelle viscere, fino a poco tempo fa, si estraeva cinabro, che veniva lavorato per ricavarne mercurio nella grande miniera che oggi è diventata museo. Alle 18 si dà il via alla cerimonia di accensione con la benedizione del fuoco. La filarmonica suona canti natalizi e la fiaccola davanti al municipio viene accesa con il fuoco sacro. Poi i capi fiaccola con le loro torce divampanti portano il fuoco che accenderà le altre decine di fiaccole disseminate nel centro storico e in tutto il resto della cittadina del Monte Amiata. Uno spettacolo suggestivo accompagnato da spettacoli, intrattenimenti, mercatini e moltissime altre iniziative che trasformano Abbadia in un autentico villaggio natalizio.